Bentornati amici modellisti e non solo. Oggi siamo alle prese con il secondo appuntamento per la realizzazione del carabiniere in scala 54 mm. Vi ricordo che questo carabiniere è in collaborazione con il mio amico Survivor Domacio. Abbiamo già realizzato un video di presentazione, quindi un unboxing, e in questo caso andremo direttamente a montare il figurino. La strumentazione necessaria, come per tutti i figurini che realizzo, è ovviamente la stessa, cioè un bisturi per la pulizia e per rimuovere i pezzi in eccesso, la carta vetrata varie grane e allo stesso tempo lo stucco per le fasi finali. Ovviamente poi la colla, in questo caso una cera acrilica, va più che bene. Prima di incollare completamente il figurino, le braccia e ovviamente la testa, ho fatto in modo tale da ripulire tutto con la carta vetrata per far sì che la parte potesse combaciare quanto meglio. La parte più delicata sarà sicuramente quella del fucile, far combaciare le mani con le braccia di questo figurino. Nel braccio c'era bisogno di un piccolo intervento e in questo caso con lo stucco putty della Valeo ho semplicemente richiuso questo foro. Una piccola bolla della resina ci può stare. Anche la piccola testolina che ho scelto è stata quindi ripulita nello stesso modo. Ho provato ovviamente anche a vedere la posizione della testa, ma qui avremo qualche problema. Il trapano elettrico che avete sentito e visto mi è servito in questo caso per forare e per aprire meglio la manica della giacca, per inserire quanto meglio le mani. Con il trapano elettrico ho forato sia la mia basetta, ovvero quella fantastica pietra nella quale andrà il soldatino, e sia, tra poco lo vedremo, anche il fondo dello scarpone del soldatino, per ovviamente infilare all'interno un sostegno sia per la pittura che poi per tenere il soldatino stesso incollato alla base. La testa ha subito lo stesso trattamento. Questo è il filo di ottone che mi serve come supporto. È stato ritagliato ovviamente con queste tronchesine e poi infilato direttamente lì nei fori che avevo aperto precedentemente. Qui un piccolo problema, devo dire, come vi avevo mostrato nella prima parte del video, il figurino intorno al collo risultava vuoto.
e andando ad aprire con il trapano ho semplicemente peggiorato la situazione. Come vedete c'è quel bel foro sul collo e poi andando troppo in profondità addirittura ho bucato anche la schiena. Succede, diciamo, sono errori che possono succedere. In questo caso ho cercato di rimediare con lo stucco della Valeo, sia sulla parte della schiena sia nella parte del collo, dove effettivamente ho trovato grandi difficoltà in quanto la resina lì era vuota. Ho dovuto ricostruire questa parte. Sicuramente lo stucco in questo passaggio è stato una delle, diciamo, armi che mi ha salvato nella realizzazione del figurino. Per andare a rimediare la situazione che si è venuta a creare con lo scotch di carta, ho provato a ricreare la cinghia, quella che è intorno al collo. Sicuramente una volta dipinta sembrerà un qualcosa di rovinato, ma secondo me ci può stare, in quanto cercherò con la pittura di andare a valorizzare questo che in realtà è un problema del figurino, di quello che è successo appunto con il trapano. Qui mi sono aiutato con queste pinzette perché è veramente difficile. Ho rimosso ovviamente l'eccesso dello scotch. Anche in questo passaggio, dopo aver fatto tutto, ho cercato di nuovamente passare lo stucco per andare a limitare la problematica che avevo creato, andando a cercare di compattare il tutto. Ora il figurino lo vedete e anche la testolina su questi supporti che sono necessari durante la fase di pitturazione. Infine, ecco qui, con la matita a fibra di vetro ho rimosso gli eccessi dello stucco. Ecco la basetta, la box art di Marco Pezzotti, la carta vetrata che ho utilizzato, gli strumenti che ho utilizzato, il figurino in primo piano pronto per la successiva fase di lavorazione. E quindi, come al solito, vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, passare sul canale del mio amico Survivor Domacio e ci vediamo presto con il nuovo appuntamento. Buon modellismo a tutti!